Stasera cavolfiore, pomodoro con avocado e pollo. Questo non è tutto pollo, sto finendo di cuocere l'altro. E questa è la mia scena molto light di questa sera. Il boss oggi sta preparando le crepe, ricotta e spinaci. Voilà, che classe, che maestria. Si vede che era il cuoco di un grande ristorante. Vediamo una in diretta. Guardate, guardate. Come fare le crepe mio padre. Se non ci fosse lui, Mannaggia, quando non ci sarà più, chi ce le farà queste cose? Quando ma ti sarà farò lo stesso, da morto, non ti da morto, preoccupare, ma no. neanche te faccio. Ma che davvero? Fai lo zombie giusto per venire a fare le crepe. Guardate la cucina come è ridotta, uno schifo comunque. Uovo dappertutto. Quando non ci sarà più, chi è che ridurrà la cucina allo Chi è schifo? che ha sporcato Schizzi qui? di uovo, però crepe bruciate. No, però guarda come si stacca. Che ci hai messo? L'olio o il burro sotto? Uno sì e uno no. Cioè? Una crepe ci mette il burro e una no. Ah, bravissimo. Allora, quante ne hai fatte? Sono 11, 12. Vabbè, penso che bastano. Vabbè, fai l'ultimo No, se te faccio rimane. quest'altra. Quindi. Vabbè, buone, buone. Fumanti, ha fatto l'ultima. Ah, un'altra. Vedi, per la festa del papà l'abbiamo messa a lavorare. Te pensavi, eh? Che ti portavo a mangiare fuori, che ti portavo da qualche parte, invece no, a casa a lavorare, a cucinare. Sei contenta? Sei contento che la festa del... Aspetta che devo... Che per la festa del papà ti abbiamo messo a lavorare? Sono contentissimo, io quando lavoro sto sempre bene. Bravo, così mi piace, cazzuto e tosto, così ti voglio. Allora, che classe, sa fa il sugo. E dopo facciamo vedere il lavoro finito. E voilà. Eccole qua, e mo ce le mangiamo. Buono. Mamma che giornata, proprio da andare al mare. Infatti mi sa che domani quasi quasi faccio una scappata. Oggi è spinning, ci ha ammazzato. Infatti mi vado a casa, sono le 3, mi faccio un bello smoothie con banane, latte di soia e proteine. Si diamo una bella ricarica e poi mi guardo un film. Comunque ci voleva spinning dopo le crepe che ha fatto mio padre. Ci voleva proprio. Questa sera pizza, la signora ha voluto la pizza alla nostra regina, io ci ho aggiunto i würstel. E mo io la taglio in pezzi piccoli e la faccio mangiare. Allora, volevo far vedere una cosa. Questo qui praticamente è un palloncino riempito d'acqua e congelato, io che tengo nel congelatore, che mi hanno dato l'ultima volta che ho fatto il Carisma a Roma. Praticamente serve per farsi i massaggi la mattina, e per sgonfiare, quando avete un po' gli occhi gonfi, la faccia gonfia, e anche per tonificare. Me l'hanno dato lì, che ce l'avevano già pronti dopo che ho fatto appunto le punture, e mi hanno detto: guarda, ti consiglio comunque di tenerti, lo metti in congelatore e ogni tanto, ogni mattina me lo prendo e mi ci faccio i massaggi. Infatti adesso mi rilasso sul letto a guardare un film e mi faccio qualche massaggio con questo piccolo trucchetto. Oggi ieri siamo arrivati al caldo, oggi siamo arrivati al freddo. Infatti sarebbe dovuto andare cosa al mare, ma fa troppo freddo. Infatti vado a fare un giro a Tivoli qua vicino. Vabbè, ma di tutto, 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 ma di tutto,
10 euro in acqua. Allora, dato che oggi è la festa del papà, io dovevo prendere due zeppole, ma non le ho trovate. Quindi ho preso un bignè e un cannolo a mia madre che gli piacciono. Adesso vado a casa, gliele porto. Sono praticamente le 9:30 di sera, io devo ancora cenare. Però ho detto no, devo assolutamente fare una scappata. Fortuna ho trovato un bar pasticceria che è sempre aperto. Però devo fare un po' un pezzetto a piedi perché sta un po' più distante. E adesso mi torno a casa. Quindi gli porto sta botta di zuccheri ai miei genitori, però saranno contenti. Eccomi. Perché dove è il tempo? Boh, adesso si sta una favola. Cioè, sono 9:30 di sera, non c'è un filo di vento. Si sta proprio bene. Infatti io sto così. Perché se il tempo fosse stato bello come sabato, mi sarebbe piaciuto andarmene al mare. Però vediamo la settimana prossima. Però Tivoli è stata molto carina. Non c'ero mai stato. Tutte le volte... Io sento dei rumori e non c'ero mai stato, quindi ho detto vabbè, allora colgo l'occasione per andarci, che poi coincidenza ha voluto che al ritorno ho beccato sul treno un amico mio di tipo 10 anni fa. Ci siamo guardati, ma io ti conosco, ci siamo messi a parlare e ci siamo scambiati il numero di telefono, quindi insomma era destino che dovessi andare a Tivoli. Cura di Zemagna. È più buono il pranzetto mio, ma? Eh? È più buono il pranzetto mio o di papà? Allora qual è il più buono? Tu. Amore. Allora, menù di oggi a pranzo. Mio padre ha fatto pasta con zucca e patate. Buonissima. Oggi fa un po' freddino, quindi ci sta proprio bene. Ancora fumante. Il boss è in ritardo, io devo andare in palestra, quindi mi sono messo intanto a preparare la cena per mia madre. Ho fatto in tempo a bollire delle patate, adesso sto facendo il purè, poi ho delle hamburger di pesce al forno, dopo vi faccio vedere, quindi quasi pronto, io impiatto tutto, poi sperando che arriva il boss così vado in palestra. Praticamente erano questi qui, bistecche di mare, e questo è il purè. Pranzo di oggi, pastina con fave e piselli, la zuppa, che è una delle mie preferite, col pranzo per la signora. Buon appetito! Okay. Ciao, buon pranzo, amore. Il boss stasera ha voluto fare le patatine fritte, così. Buone. Poi dopo la palestra, che dico a fa? Ci vizia addosso.